Buonasera, buonasera ad Alessandro Lorenzi, ritorna all'appuntamento del mercoledì su Radio Siena TV, c'è Piazza Robur, linea diretta sul Siena, tutto quello che c'è da sapere sul calcio bianconero, trasmissione che facciamo come sempre insieme ai nostri ascoltatori 339 15 20 060 per i vostri sms o whatsapp 0577 596 500 per la diretta, i nostri profili, il nostro profilo su Facebook Radio Siena TV per chattare con noi tramite appunto il social network Facebook. Che in studio con me, come ogni mercoledì, c'è Stefano Montomoli. Stefano, buonasera. Ciao Sandro, buonasera, qui ci siamo. Allora, noi ripartiamo dalla sconfitta, purtroppo, del derby per il Siena ad Arezzo, 1-0, una sconfitta che obiettivamente, lo dicono i numeri, lo dice la classifica, lo dice la situazione attuale, ha tagliato un po' le gambe al Siena. Da questo si dovrà ripartire, però dopo questa sconfitta, che ci rivediamo ahimè nelle immagini su Siena TV, il Siena ha due punti di svantaggio dal Livorno primo in classifica, Livorno che a questo punto è strafavorito, ma avremo modo di parlarne. Stefano, parliamo di questa gara, chiudiamo amaramente questa gara, insomma, con soprattutto la seconda parte della partita che non ci è piaciuta, lo ha detto anche Mignani dopo la gara, lo ha detto Davide Vaira. Una partita che fino al vantaggio dell'Arezzo, insomma, era comunque in equilibrio e il Siena aveva giocato una buona prima parte di partita. Sì, Sandra, hai detto bene, tanta amarezza, perché sinceramente io ero andato ad Arezzo convinto che il Siena riuscisse a fare sulla gara, anche perché era un'occasione più unica e rara. Io in realtà mi immagino i giocatori la domenica mattina, quando si sono svegliati, si saranno resi conto di aver fallito qualcosa che poteva capitare soltanto una vita, anche nella vita da calciatore. E onestamente devo dire, nei primi 20 minuti mi sembrava che anche il Siena rispecchiasse quelle che erano le mie aspettative, soltanto ecco, quello mi è riuscito difficile a capire, perché a un certo punto si sia smesso di crederci, si sia smesso di tentare. Il fatto che i nostri tentativi siano stati frustrati dai belli interventi da parte del portiere dell'Arezzo non giustificava il fatto che ci siamo un po' messi a gestire la gara. Il mister dell'Arezzo ha detto che lui ha cambiato qualcosa da un punto di vista tattico. Io sinceramente può anche darsi che questo abbia influito, ma certo, sinceramente ho la sensazione che noi si sia smesso di crederci in quello che era un'occasione alla nostra portata, e che fosse alla nostra portata lo dimostra anche il risultato di ieri, quando Arezzo ha perso in casa con l'Olbia, non è che cioè, ha perso in casa con Monza, cioè non è che poi l'Arezzo fosse questa, certo, il Real Madrid. Per fare il punto della situazione sul campionato, poi ci rivedremo anche i risultati in classifica, però direi di ascoltarci il servizio che ha effettuato per noi Filippo Tozzi, che fa appunto il punto, scuserete il gioco di parole, il punto della situazione sul campionato. Filippo Tozzi. Nell'infinito testa a testa tra Robur e Livorno per la promozione diretta in Serie B, nella 35esima giornata di campionato la spuntano i labronici vittoriosi per 2-0 nel derby con il Pisa, grazie alle reti di Dumbia all'ottavo minuto e al solito vantaggiato al 73esimo, 16esima rete stagionale per lui, un gol a tempo e nuova vetta solitaria in graduatoria a quota 62 punti, anche complice ovviamente la sconfitta della Robur ad Arezzo. Rimanendo nelle zone alte della classifica, la Carrarese pareggia per 1-1 con il Pontedera, il rigore di Grassi porta in vantaggio i ragazzi di Maraia, padroni di casa, ma Biasci firma la parità per l'1-1 che consente proprio ai marmiferi di issarsi alla quarta posizione in graduatoria in solitaria. La Viterbese infatti cade a Cuneo grazie al sigillo di Nicolas Schiavi, piemontesi che portano così a più 7 il cuscinetto di margine rispetto al Prato Fanalino di Coda. I Lanieri hanno la forza addirittura per portarsi in vantaggio in terra sarda contro l'Olbia grazie al rigore di Ceccarelli, 11ª marcatura stagionale per lui, ma vengono raggiunti dal colpo di testa di Iotti per l'1-1 finale. Stesso punteggio 1-1 anche tra Alessandria e Piacenza, grigi in vantaggio
grazie a Gatto, raggiunti, pensate, al 95esimo minuto da parte di Romero per i ragazzi di Marcolini. Si tratta del terzo pareggio consecutivo. Nella lotta per le posizioni basse dei playoff, la pistoiese stende l'Arzachena grazie al rigore di Ferrari e mantiene a un punto la distanza dall'ultima posizione playoff disponibile, alla decima, attualmente occupata proprio dal Pontedera. Sconfitta interna invece per il Gialla Erminio con la Lucchese Corsara grazie ai due gol di Baroni e di Cecchini. Infine, successo esterno di fondamentale importanza per il Gavorrano. Il Pro Piacenza passa in vantaggio con Musetti, ma prima Remedi e poi Damonte condannano alla sconfitta i rossoneri, e una sconfitta che sostanzialmente costa la panchina a Fulvio Pea, con un quadro per le posizioni playout che si complica ancora di più con tantissime squadre in pochi punti. Questo il quadro a 3 giornate dal termine della stagione regolare, passatemi il termine, del girone A di Serie C. Per il momento è tutto, un saluto da parte di Filippo Tozzi. Piazza Robur, linea diretta sul Siena con Alessandro Lorenzini. Questo è il punto della situazione con Filippo Tozzi. Noi ci riguardiamo, Stefano, anche la classifica per riassumere la situazione, per l'appunto, fino a qui. 3 gare alla fine, 3 giornate, che saranno 2 per il Pisa, ma 3 gare alla fine, questa è la situazione con il Livorno che svetta, 63 punti, 61 quelli della Robur e poi le altre, 58 Pisa, Carrarese a 53, Viterbese a 52 e tutte le altre. Stefano, obiettivamente, l'ho detto in apertura, la posizione del Livorno è invidiabile, al di là di quelle che saranno le 3 partite del calendario, però avere 2 punti di vantaggio a 3 giornate alla fine con 9 punti totali a disposizione, insomma, è un bel vantaggio, questo è innegabile. Io spero tanto che il Livorno riesca a rimettere in gioco un campionato che sinceramente mi sembrava finito tanto tempo fa, ma oggettivamente ci credo pochissimo, perché deve dare 3 giornate alla fine, soprattutto in questa situazione così di allenatori che vanno, ritornano, e poi il clima, la tifoseria, poi tutto sommato il calendario non mi sembra nemmeno impossibile. Ovvio, noi l'abbiamo rimesso in gioco andando a perdere Arezzo, può darci che il Livorno lo rimetta in gioco andando a perdere in Sardegna, ma onestamente mi sembra la cosa sia molto ma molto aleatoria. Questo è il rammarico, ovviamente ciò non toglie, come ha detto Mignani, ha detto Vaira, hanno detto alcuni giocatori anche in settimana, poi ascolteremo quello che ha detto Simone Vergassola ieri sera a Calcio Spettacolo, ascolteremo anche quello che ha detto Samuele Neglia, il Siena sia obbligato, Stefano, a fare 3 vittorie in 3 gare per, come dire, poi non avere rimpianti sul fatto di non averci provato, no, fino in fondo, anche per difendere, mi verrebbe da dire, un secondo posto, al di là del fatto che il Pisa, come abbiamo detto, giocherà una partita in meno rispetto anche alla Robur, quindi è difficilissimo, impossibile praticamente che raggiunga il primo posto, è altrettanto complicato che riesca a recuperare i punti sul Siena, almeno ce lo auguriamo, però insomma, per togliersi eventuali rimpianti bisogna comunque fare 3 partite al massimo e 3 partite da vincere le prossime, a partire da Cuneo. Questo anche rispetto a coloro, Stefano, che magari dicono, beh vabbè, a questo punto pianifichiamo la preparazione per i playoff, raggiungendo il secondo posto il Siena entrerebbe nei playoff solo nella seconda fase, quindi per pianificarli questi playoff ci sarebbero almeno una decina di giorni di tempo, quindi non credo che sia il problema di calibrare la preparazione per i playoff, no? No, assolutamente no. Noi, ecco, te giustamente dicevi che anche le dichiarazioni dice vinciamo le ultime 3 partite, ora scusami se insisto, ma noi bisogna vincere le ultime 4 partite, non è che bisogna, certo, vincere le ultime 3, e non vedo perché questo obiettivo non sia stato posto come necessario. Ecco, quello che tutto sommato, al di là poi anche delle lacune tecniche, abbiamo visto anche degli episodi chiave, devo dire, io non ho avuto l'impressione che forse ci siamo giocati fino in fondo la possibilità e la consapevolezza che era un'occasione più unica a errare. Noi avevamo in mano, noi eravamo in Serie B. Eravamo. Ecco, Stefano, hai l'impressione, visto che insomma dobbiamo anche analizzare gli aspetti negativi, ovviamente al di là di tutto quello che possiamo dire sulla squadra che comunque sta facendo un gran campionato,
hai l'impressione che a questa squadra manchi un po', come dire, l'istinto del killer, come si chiama, cioè la, quello che magari ha avuto il Livorno, per esempio con il Siena in casa, per esempio con il Pisa. Sì, ha stentato molto nel 2018, ha vinto poco, la squadra labronica, però ha quell'istinto che magari in Serie A la Juventus non ha il Napoli, pur essendo più come dire, più bello il Napoli da vedersi rispetto alla Juventus. Ecco, trasmigrato in Serie C forse può valere anche per il duello Livorno-Siena, Stefano. Sandro, questi sono quello che ti ha detto, sono i dati a dimostrarlo, perché ogni qualvolta siamo stati chiamati a giocare una partita che da questo punto di vista poteva essere la svolta del campionato, non siamo mai riusciti ad ammazzare definitivamente il Livorno, che era in profonda crisi, non siamo mai riusciti a prendere il volo e abbiamo sempre fallito delle prove che erano fondamentali, perché la gara d'Arezzo mi ricorda quella di Pontedera, cioè io non capisco perché, da aver visto tanta voglia anche nel Pontedera, e poi tutto sommato l'obiettivo del Pontedera era, cioè, quello di raggiungere sì, forse dei playoff, cioè noi dovevamo avere tante, molte più motivazioni sia del Pontedera sia del Monza. Io lascio da parte la partita del Livorno, perché secondo me la partita del Livorno si è giocata, si è persa, ma abbiamo avuto sfortuna. Io il rimpiango sono le gare di Monza, di Pontedera e d'Arezzo, perché al di là poi delle questioni psicologiche, della pressione, della mancanza, noi abbiamo dimostrato anche di avere proprio, secondo me, anche delle carenze tecniche, perché ora voglio dire, nell'episodio decisivo, se Marotta invece di in quella splendida azione, sì, invece di tirare addosso al portiere trovava all'angolo basso come ha trovato Cutolo, forse non siamo qui. Se Rondanini sull'azione successiva non abboccava in maniera piuttosto banale alla finta di Cutolo, sì, cioè voglio dire, c'è stato qualche mancanza proprio anche da un punto di vista tecnico. È d'accordo con te Antonio, che però ci scrive al 3915202060, bisogna crederci fino in fondo, questa squadra dei limiti ormai li conosciamo, ma dobbiamo provarci. Ci ascoltiamo quello che ha detto ieri a Calcio Spettacolo Simone Vergassola, vice allenatore, che tra l'altro ha parlato anche del contratto, ha detto non è un problema il fatto che sia un contratto in scadenza, lo rinnoveremo, sostanzialmente ha detto questo, ma adesso la priorità è il campionato. Parla di lui e di Mignani. Simone Vergassola. Simone Vergassola, vice allenatore della Robur Siena, come sta la squadra dopo Arezzo, specialmente a livello morale? Ma di sicuro dispiaciuta, incavolata, un po' amareggiata, perché insomma ci tenevano i ragazzi come noi, come la società, come tifosi ci tenevano tanto. Purtroppo è arrivata questa sconfitta, però dopo la delusione iniziale già dal primo allenamento si sono allenati bene, con l'intensità giusta, con la voglia giusta. Bisogna guardare avanti, ripartire, pensare alla prossima partita. Adesso diventa sicuramente più difficile, però abbiamo il dovere, il diritto di crederci e quindi di pensare subito al Cuneo, cioè la partita successiva, e cercare di fare 3 punti. E poi di settimana in settimana vedremo gli altri risultati e le nostre partite. Ripercorrendo la gara di Arezzo, 20 minuti ottimi della Robur, poi cos'è successo? No, io ci metto di più di 20 minuti, perché il primo tempo è un primo tempo fatto bene, siamo partiti meglio noi, sono venuti fuori loro intorno al 25esimo, hanno avuto qualche ripartenza, abbiamo fatto qualche errore noi, però al primo tempo abbiamo creato almeno 4 occasioni limpide da gol, siamo ripartiti bene nel secondo tempo con l'occasione di Alessandro, dove poi proprio in quell'occasione loro sono ripartiti e hanno trovato il gol con Cutolo. E poi lì ci siamo un po' disuniti, probabilmente abbiamo pensato che la partita finisse subito, invece c'era ancora tutto il tempo per giocarla. Abbiamo smesso di giocare come sappiamo noi, e quello è stato l'errore grosso che abbiamo fatto, perché dovevamo provare a continuare a fare le nostre cose, perché facendo le nostre cose abbiamo fatto sempre buoni risultati. Adesso i punti contano di più e quindi la pressione sicuramente si fa più sentire, ma bisogna continuare a lavorare come si è sempre fatto. Quello è mancato, e purtroppo non siamo riusciti, pur mettendoci voglia di sicuro di provare a pareggiare, però l'abbiamo fatto usando poco probabilmente la testa, e quindi non ci ha aiutato, e purtroppo abbiamo perso.
Quanto ha pesato l'assenza di Guberti e in che condizione è adesso? Ma l'assenza di Stefano pesa, perché è un giocatore di esperienza che ti può dare tranquillità, che ha la giocata, che ha fatto categorie superiori, quindi è indubbio che pesa, anche se poi chi ha giocato al suo posto in queste gare ha fatto secondo me molto bene, però dentro il campo un giocatore di esperienza come lui ti può essere sempre utile. Sta ripreso a lavorare parzialmente con la squadra, credo e spero che sia a disposizione con il Cuneo, magari non sarà al 100%, però penso che ci possa dare una mano. Come dividete il lavoro tu e Michele Mignani? Perché naturalmente si parla sempre di Mignani come mister della prima squadra, però anche Vergassola dà un contributo tangibile. Ma no, Michele è il mister, è quello che dà la linea guida agli allenamenti, poi ne parliamo, ne discutiamo, però giustamente l'impronta principale la dà sempre lui. Io lo aiuto in tutto e per tutto, dalla preparazione degli allenamenti alla formazione, ai cambi, ecco. Mi chiede sempre, io cerco di aiutarlo e di essere partecipe come deve fare un allenatore in seconda. Per la promozione in Serie B ci vorranno 3 punti in più del Livorno in quest'ultime 3 giornate di campionato, a partire, prima gara da disputare, dalla sfida interna con il Cuneo. All'andata forse la Robur steccò l'unica gara del suo campionato dove proprio non scese in campo. Sì, bravo, probabilmente a Cuneo abbiamo fatto la peggior partita della stagione, una partita fatta male, quindi c'è sicuro voglia di rifarsi, voglia di fare 3 punti, perché bisogna rifare 3 punti, e poi bisogna vedere anche le altre. Adesso non siamo più, insomma, dipende dagli altri risultati. Noi però dobbiamo esclusivamente pensare a noi stessi, e quindi pensare di affrontare il Cuneo al massimo, perché comunque il Cuneo sta lottando per salvarsi. È una squadra fastidiosa, l'andata ci ha dimostrato, e non sarà facile, perché poi quando vengono a Siena le squadre si chiudono sempre un po' di più, e quindi sarà una partita difficile. Bisognerà essere bravi, pazienti e intensi nelle cose che si fanno, sia in fase di possesso che di non possesso, e quindi cercare di portare a casa in tutti i modi questi 3 punti. Piazza Robur, linea diretta sul Siena con Alessandro Lorenzini. Ci vuole Vergassola loquace, più del solito, Stefano, però noi dobbiamo andare in pausa, quindi facciamo una piccola pausa su Piazza Robur e poi torniamo, state con noi. Ancora buonasera ad Alessandro Lorenzini, siamo in diretta con Piazza Robur, linea diretta sul Siena, tutto quello che c'è da sapere sul calcio bianconero. In studio con me c'è Stefano Montomoli, vi ricordo i nostri numeri 339 15 20 060 per gli sms e whatsapp, 0577 5965 00 per la diretta, il nostro profilo su Facebook. Abbiamo un collegamento telefonico e lo ringrazio, in collegamento con noi c'è l'allenatore della Berretti, Alessandro Signorini. Buonasera mister. Buonasera a voi. Perché la squadra bianconera ha raggiunto le fasi finali del campionato, l'esordio ci sarà sabato contro il Gubbio in casa, poi nella seconda giornata ci sarà il riposo, trasferta nella terza giornata al Livorno sabato 5 maggio, quindi Pisa in casa il 12 maggio e Fermana in trasferta 19 maggio. Passano al turno successivo le prime dei 6 gironi e le 2 migliori seconde. Il Siena è nel girone 3, come avete capito, con Livorno, Pisa, Fermana e Gubbio. Mister, io partirei però dal fatto che la squadra ha sfoderato una ottima stagione raggiungendo queste fasi finali, quindi questo è già un successo, no? Possiamo dire così? Sì, direi che i ragazzi sono cresciuti durante tutto l'anno e questo è il fattore più importante, e la loro crescita poi è coincisa anche con il risultato sportivo, raggiungendo all'ultima giornata il playoff, arrivando quarti,
nel campionato e facendo un girone di ritorno molto importante con la sua sconfitta e delle vittorie anche in trasferte importanti, ma come a Sant'Arcangelo e a Fano. Sì. Ecco, mi piace sottolineare anche il rapporto che questa squadra, oltre che ovviamente Alessandro Signorini, ha avuto con la prima squadra, no? Perché si parla sempre di settore giovanile, dell'importanza del settore giovanile per una società come il Siena, per un bacino d'utenza come il Siena. Quindi durante questo anno cosa si è sviluppato in questo senso? Ma io, come quest'anno, c'è stata collaborazione con la prima squadra, al di là dell'impegno quasi settimanale con partitella amichevole con la prima squadra, ma c'è stato un costante e continuo rapporto e monitoraggio con Mignani, e vista anche la collaborazione che facevo io con la prima squadra, e poi c'è stato veramente un confronto diretto e i ragazzi sono sempre stati visti ogni settimana, e c'è stato questo trade union che ha fatto sì che, secondo me, molto importante, che ha fatto crescere anche questo appuntamento settimanale con la prima squadra, ha fatto sì che i ragazzi potessero crescere ancora, perché confrontarsi con i loro beniamini, diciamo, certo, tra virgolette, ogni settimana quasi ha fatto sì che anche a livello fisico, a livello di contrasto, a livello di gamba sono migliorati, certo. E questo poi nell'appuntamento settimanale con ufficiale con la Berretti, questo poi pian piano ha fatto sì che i ragazzi potessero migliorare, certo, anche. Abbiamo detto del girone, appunto, della fase finale del campionato. Gli obiettivi quali sono in questo girone, al di là del fatto che ovviamente ci terrete a fare il meglio possibile e dare il massimo, ovviamente? Certo, questo senz'altro, cercheremo di dare il massimo, come questi ragazzi hanno sempre dato in ogni appuntamento ufficiale. Cercheremo di onorare questi playoff. Non sarà semplice, perché di 5 passa solo la prima e le due migliori seconde, però insomma ce la metteremo tutta per fare bella figura e per far sì che queste ulteriori partite siano per loro un'ulteriore vetrina. Stefano. Sì, senti Alessandro, c'è sempre la possibilità, ma comunque fino a sabato c'era veramente, si era quasi in Serie B, e quindi c'era la possibilità di fare il campionato primavera. Ecco, questi ragazzi a tua disposizione, pensi siano all'altezza di fare un campionato primavera? Sai, dalla primavera alla Berretti c'è un bel salto, e questo è indubbio. Chiaramente questo campionato di quest'anno è stato molto formativo per loro, perché già comunque bisogna dire che noi abbiamo affrontato il campionato con già sotto di un anno, quindi sono ragazzi che sono confrontati con i loro avversari che erano 98-99, quindi hanno già di per sé fatto un grande salto. Sai, poi la primavera è tutto il nostro campionato, e io penso che la maggior parte di loro siano comunque pronti per cercare di fare bene anche in primavera, eventualmente. Ovviamente è d'obbligo anche una domanda sulla prima squadra, sulla situazione della prima squadra dopo questa sconfitta ad Arezzo, in vista delle tre partite a partire dal Cuneo. Come la vede la squadra, Alessandro Signorini, la prima squadra? Ma io credo che fino in fondo ce la possiamo giocare, perché anche l'andamento di Livorno nelle ultime partite, al di là della vittoria del derby del Pisa, poi veniva da sé sconfitto, se non sbaglio, quindi non mi sembrano che stiano benissimo. L'altro, io ho visto anche la diretta televisiva del derby, e comunque insomma 2-0, diciamo, secondo me era stato piuttosto bugiardo, quindi secondo me il campionato è ancora aperto, può succedere di tutto. Perfetto, noi ringraziamo Alessandro Signorini per il suo intervento. Grazie su Piazza Robur, e naturalmente buon lavoro, in bocca al lupo.
Crepi, grazie a tutti. Allora, questo era il commento di Alessandro Signorini, perché è giusto dare spazio anche al lavoro fatto con le squadre giovanili. Torniamo alla Siena prima squadra, di cui comunque ha parlato anche Alessandro Signorini, che collabora ovviamente con Mignani e con Vergassolo per il resto dello staff tecnico. Diamo lo sguardo alla volata promozione, Stefano. Noi abbiamo inserito in questa volata, perché la matematica ovviamente ce lo impone, anche il Pisa, ma naturalmente il Pisa è obiettivamente quasi tagliato fuori, lo vedete a 58 punti, anche se facesse due vittorie con Pontedera ed Arezzo, che sono due vittorie possibili, raggiungerebbe 64 punti, quindi dovrebbe sperare che il Livorno perdesse tutte e tre le partite, perché con un arrivo Livorno e Pisa a 64, il Livorno ha il vantaggio dello sconto diretto, perché ha perso 1-0 all'andata ma ha vinto 2-0 al ritorno, quindi evidentemente il Pisa, insomma, deve sperare in un disastro del Livorno e un contemporaneo mezzo disastro del Siena, che non dovrebbe fare nemmeno tre punti prima di arrivare prima della fine del campionato, anche se la differenza reti fra Siena e Pisa, che in caso varrebbe in caso di arrivo appaiate di queste due squadre, in arrivo insieme insomma di queste due squadre, in questo momento vede il Pisa in vantaggio, mi sembra più 13 a più 11 o cose del genere, più 11 a più 13, insomma una cosa del genere in vantaggio per il Pisa. Però insomma sono tutti calcoli ovviamente che mettiamo solo per matematica, no Stefano, perché obiettivamente diventa difficile pensare che il Pisa possa fare una rimonta di questo genere. Io penserei anche qualcosa di più, che è difficile, veramente. Oltretutto poi già da affrontare il Pontedera, una squadra tignosa, non abbiamo visto, insomma, non è che ci abbia poi il cammino fatto. No, il problema riguarda noi e riguarda il Livorno. E sinceramente, visto che abbiamo tutti e due da affrontare il Piacenza, noi in casa e Livorno fuori, devo dire la differenza non ce la potrebbe fare l'ex Silvio Baldini, ecco, sì. E il piacere grosso ce lo potrebbe fare Silvio, non e onestamente che le possibilità ci sono anche, cioè. È chiaro che poi se analizziamo tutto il calendario, no? Sabato prossimo ad Olbia con l'Arzachena non è una partita semplicissima, anzi non ci sono partite semplicissime, questa è la premessa, perché bisogna mettere insieme il calendario, la condizione fisica delle squadre, il grande equilibrio di questo campionato, e poi ecco, io ora inserirei in questa stagione, sì, anche ovviamente anche il caldo, e potrebbe influire. E il fatto che comunque anche l'Arzachena, come dicevo, una squadra diciamo antipatica soprattutto in casa, la Carrarese l'hai detto tu, poi dipende anche dal posizionamento nei playoff, Carrarese è qua, è praticamente sicura dei playoff, bisogna vedere in che posizione però arriverà in fondo. Il Piacenza in questo momento non è sicura dei playoff, è nella griglia dei playoff ma non è sicura, quindi insomma una situazione un po' così. Vale ovviamente anche per il Siena, perché il Cuneo si deve salvare, il Piacenza deve prendere punti per i playoff, il Prato teoricamente alla ultima giornata potrebbe essere già retrocesso, quindi potrebbe essere un vantaggio in più, ma sono equilibri talmente instabili, mi verrebbe da dire Stefano, che è difficile, sono difficili da definire. Meglio vincere le partite per quanto riguarda il Siena e poi provare a tirare le somme alla fine dei 90 minuti, sembra scontato, ma forse è la cosa migliore anche per evitare pressioni mentali insomma intorno alla squadra, che ha dimostrato un po' di subirle. Sandro, questo è ovvio, questo questi erano ragionamenti, li facevamo anche la settimana scorsa, è chiaro, il campionato, le gare ci sta tutto, perché ci sono mille fattori, mille che possono influenzare sulla gara. La verità, io speravo che il Cuneo finisse a Siena a questo punto molto più remissivo di quello che invece, certo, verrà a venire, anche se devo dire, leggendo le dichiarazioni del presidente Camilli, ha perso la Viterbese a Cuneo, dice, se avesse avuto la squadra che ha vinto la Serie D avrei vinto tranquillamente a Cuneo, quindi voglio dire, non è che probabilmente ha fatto una grossa impressione. Il Piacenza, io mi ricordo, ci ha regalato delle delusioni, certo, in casa veramente clamorose. Quindi voglio dire, le difficoltà ci sono. Certo è che se noi siamo la squadra che mi sembrava di aver ritrovato quando si vinse in casa con l'Olbia, mi sembrava di aver ritrovato un Siena che ci voleva credere fino in fondo e aveva insistito fino a quando non aveva trovato la vittoria. Poi ci siamo stranamente un po' persi, forse perché siamo andati bene fino a quando, cioè, non c'era effettivamente, non avevamo in mano il nostro destino. Allora, ci ascoltiamo quello che ha detto Samuele Neglia al sito roburziana.it, facendo il punto della situazione anche sulle ultime tre partite. Samuele Neglia. Sì.
Siamo con Samuele Neglia in previsione della sfida contro il Cuneo. Innanzitutto, Samuele, come sta la squadra? Come si è ritrovata dopo la partita di Arezzo? Beh, sicuramente c'è stata un po' di amarezza per la sconfitta di Arezzo, ma siamo consapevoli del fatto che il discorso campionato non è ancora chiuso e abbiamo altre tre partite dove possiamo dare il massimo e cercare di raggiungere un obiettivo importante. Senti, all'interno dello spogliatoio, ecco, qual è la sensazione, insomma, anche la convinzione che si respira all'interno dello spogliatoio? A noi la cosa che ci ha sempre contraddistinto è il fatto che comunque noi abbiamo un equilibrio abbastanza solido all'interno dello spogliatoio, quindi diciamo che una sconfitta non ci leva le nostre certezze. Sappiamo che comunque dobbiamo fare ancora tanto per questo rush finale, appunto, di tre partite. Senti, dal punto di vista personale, come giudichi questo periodo, insomma? Innanzitutto sono contento che le ultime partite ho giocato. Niente, ho cercato di dare il massimo per la squadra, per l'obiettivo collettivo che abbiamo. Spero che comunque riuscirò a dare sempre di più una mano. Senti, cosa è mancato in alcuni frangenti in questa fase del campionato e quindi a cosa deve guardare soprattutto la squadra per ripartire? Ma noi, ripeto, dobbiamo fare il nostro percorso, non dobbiamo pensare a terzi o altre cose, ci dobbiamo concentrare sul nostro percorso, perché poi alla fine è l'aspetto principale che dobbiamo portare avanti, quindi dobbiamo lavorare e cercare di trarre il massimo in queste tre settimane. Senti, sabato arriva il Cuneo, che tipo di avversario dobbiamo aspettarci, pensando un po' anche alla partita dell'andata? Sicuramente è un avversario ostico che farà di tutto per esaltarsi in un campo come Siena e cercare di comunque portare a casa i punti, ma dall'altra parte noi siamo consapevoli del fatto che per dare un impatto comunque importante in questo finale di campionato dobbiamo vincere e ce la metteremo tutta. Piazza Robur, linea diretta sul Siena con Alessandro Lorenzini. Eccoci tornati in studio dopo Neglia. Duccio ci scrive al 339 15 20 060: troppo difficile arrivare al primo posto, ma che possiamo fare? Comunque il secondo posto è da difendere, allora tanto vale provare a vincere tutte. Alessia ci scrive: rammarico tanto, pensate ai punti lasciati per strada e che legittimamente potevamo avere. Pontedera, Livorno all'andata, Alessandria, ci sono anche altre partite. La verità, lo dico Alessandria, di bestie nere ne abbiamo già avute anche troppe, il Cuneo è da battere senza se e senza ma. Giacomo, l'impressione comunque è che i tifosi spingano la squadra a dare il massimo nelle ultime tre partite e poi tireremo le somme. Neglia, ti volevo fare una domanda su Neglia prima di andare in pausa. Stefano, Neglia può comunque tornare utile nelle prossime tre partite con il caldo, giocatore che comunque non è sceso in campo moltissimo, e poi eventualmente per i playoff un giocatore veloce che sui campi asciutti può fare molto male agli avversari. Stefano. Senti, parlando di Neglia, io questo è l'unico vero grosso rammarico, ma non soltanto, ma anche verso Mignani, secondo me, ecco, non aver messo in condizione Neglia di fare più di un gol, un uomo che ne aveva fatti 13. 30 in due anni, voglio dire, una cosa che sinceramente è quello che ci ha fatto un po' anche perdere qualche cosa, perché sinceramente bisognava trovare, oddio, onestamente il gioco di Mignani, secondo me, perlomeno, non è che e sfavorisce un po' le punte, perché fanno talmente tanto gioco, dovrebbe essere, certo, gli inserimenti da questo punto, anche l'assenza di Cristiani si è sentita, gli inserimenti da, certo, dietro. Però ecco, devo dire la verità, bisognava mettere in condizione le nostre punte di fare di più, perché se andiamo a vedere le nostre punte, Marotta, Neglia e Santini, l'anno scorso tutte e tre hanno segnato molto di più, certo, di quello che hanno fatto quest'anno con Mignani. Facciamo una piccola pausa, poi ultima parte di Piazza Robur, state con noi. Eccoci qua.
bentornati in studio, ultima parte di Piazza Roburi. Collegamento telefonico con noi c'è Fausto Fabianelli. Buonasera Fausto, per parlare ovviamente del prossimo avversario del Siena, il Cuneo. Che Cuneo troverà, ovviamente, Fausto? Ovviamente il Cuneo. Buonasera a te Alessandro e agli ascoltatori. Beh, allora, il Cuneo di Villanviali, ricordo, subentrato a Gardano ad inizio dicembre. Per parlare dei piemontesi occorre partire dai numeri, numeri sicuramente impietosi. Terz'ultimo posto con 32 punti, abbiamo visto prima la classifica, davanti a Prato e Arezzo, e appena 20 reti fatte, di gran lunga il peggior attacco del girone, a pari merito col Fano nel girone B. Peggio ha fatto solo l'Acra nel girone C con 18 realizzazioni, 3 successi nel girone di ritorno, 7 totali, tra i quali anche il 2-0 inflitto alla Robo nel recupero del 20 dicembre scorso. La prima alla seconda giornata col Piacenza a Fratelli Paschiero, poi l'1-0 alla nona a Livorno all'Ardenza, firmata Nicolas Schiavi, l'argentino, uno dei nuovi acquisti tra l'altro di gennaio, che si è ripetuto poi domenica scorsa quando ha superato grazie al suo gol anche la Viterbese. 7 pareggi nel girone di ritorno della squadra guidata da Viali, degli 11 totali, e 5 sconfitte con Prato, Pisa, Pro Piacenza, Pontedera e Gavorrano. Tanti però va detto i movimenti per i bianconossi nel mese di gennaio. Sono arrivati infatti dalla Carrese l'ex Robur Simone Moschin, che di fatto è diventato titolare al posto di Stancampiano dopo il suo infortunio col Pontedera. Difensori di Filippo dalla Regina, Zingrossi dall'Entella, Sanzi Puttini dal Piacenza, centrocampisti Schiavi appunto da Novara e Bruschi dal Sassuolo, e l'attaccante testa, classe 98, cresciuto nelle giovanili di Livorno e Sampdoria. Risoluzione contrattuale poi per Aperi, Mobilio e Anastasia. Tra gli ex Robur, ex per modo di dire Alessandro, in questo caso figura in rosa anche il centrocampista Riccardo II, appena per lui però 17 minuti disputati nel 2018 con la maglia biancorossa. Venendo allora a parlare della probabile formazione che la Robo si troverà di fronte per Cuneo sabato al Franchi alle 14:30, beh, ecco Viali qua. La vittoria e adesso infatti la possiamo vedere. Beh, Viali nella vittoria contro la Viterbese di domenica scorsa ha schierato un 4-3-1-2 con Schiavi avanzato dietro le punte, che per occasioni sono state Dell'Agnello e Galoppini. Ma venendo allora alla probabile formazione, Moschin e l'ex Robur fra i pari, Moschin tra l'altro decisivo domenica scorsa nel finale proprio per difendere l'1-0 con la Viterbese. Gli esterni a destra di Filippo e a sinistra Testoni, con i centrali con Rotto e Boni, l'alternativa è Zingrossi. Centrocampo con Rosso, il firmetto centrale, con alla sua destra Marco Cristini e dall'altra parte Gerbaudo, e Schiavi come detto a supporto delle due punte, che dovrebbero essere Dell'Agnello e Galoppini come alternativa Zampro. Da sottolineare a proposito del tema tattico della probabile formazione di sabato prossimo, beh, nell'ultimo turno con la Viterbese negli ultimi 15-20 minuti Viali è passato da questo 4-3-1-2 a un più prudente 3-5-2, che di fatto poi si è trasformato in un 5-3-2. La particolarità della squadra è che vi militano due fratelli in questa rosa del Cuneo, ovvero Marco Cristini, come detto centrocampista classe 85, e Andrea invece Cristini classe 94. Una squadra, in conclusione Alessandro, che col successo sulla Viterbese, e l'abbiamo visto prima con la nuova penalizzazione di 6 punti dell'Arezzo, sale al terz'ultimo posto, di fatto ha una manciata davvero di punti dalla salvezza. Si conferma, attenzione, squadra capace di lottare e vogliosa di evitare la retrocessione, pur dovendo passare però al di là di un miracolo probabilmente dai play-out. Ci vorrà insomma la massima concentrazione e serenità per la Robur, e dopo Arezzo non sarà sicuramente facile, ma la Robur deve cercare di ritrovarla per avere la meglio quindi della squadra di Viali. Perfetto, grazie a Fausto Fabianelli, come sempre puntualissimo nell'analisi dell'avversario. Grazie a te, un saluto a tutti. Stefano, allora ci guardiamo anche la probabile formazione della Robur Siena, mentre ahimè scorrevano anche le immagini di quella partita d'andata a Cuneo, il recupero del 20 dicembre dopo la sospensione per neve del 2 dicembre, partita che forse il Siena non ha giocato. Questa è la probabile del Siena, la stessa 4-3-1-2, Fano in porta, Rondanini, Sbraga, D'Ambrosio, Iapichino, dubbio Cristiani, Boulevard in mezzo, Gerli e Vassallo a completare, poi Guberti o Cruciani a seconda di chi starà meglio, se Guberti o recupererà o meno, Santini e Marotta davanti, con il dubbio anche qui Neglia al posto magari di Santini. 4-3-1-2 arbitrerà Matteo Proietti della sezione di Terni, con Fabrizio Lombardo di Sesto San Giovanni e Andrea Zingrillo di Seregno. 14:30 all'Artemio Franchi, ci vediamo anche il prossimo turno. Nel frattempo, Stefano, che partita ti aspetti? La partita chiaramente è difficile, perché la verrà qua molto chiusa e cercherà di metterci in difficoltà per poi andare a colpire in ripartenza, come d'altra parte fece anche a Livorno, dove soprattutto nel primo tempo ebbe tante occasioni. Volevo sottolineare, l'ha detto Fausto, è vero che il Cuneo ha vinto soltanto 7 partite, ma
4 di queste la vita in trasferta, quindi voglio dire, bisogna fare, non è che sia molta attenzione, un boccone molto morbido da questo punto di vista. E l'arbitro, il direttore di gara, è quello di Pisa Siena dell'andata. Questo è il prossimo turno: Pisa Pontedera, il Gavorrano Alessandria, Robur Siena Cuneo, Corzacchena Livorno, Lucchese Olbia. Fra venerdì, il Pisa giocherà venerdì e sabato, insieme poi alle partite sabato sera: Prato Arezzo, Monza Giana Erminio, Carrarese Pistoiese, Vicenza Piacenza, scusate, Pro Piacenza. Riposerà la Viterbese. Siamo in chiusura. Piazza Robur tornerà come sempre mercoledì prossimo insieme a Stefano Montomoli. Grazie. Grazie a te e a chi ci ha seguito. Naturalmente il consiglio di seguirci sempre su Radio Siena TV con il sottoscritto. Appuntamento per domenica Sportsera per il resoconto del weekend sportivo senese, compreso ovviamente la partita della Robur. Grazie a tutti e buona serata. Piazza.